chariot in the prairie, thank you. Following the third group, fit and primitive breed. Abbiamo gruppi di allevamenti, in questo caso minimo di 3, massimo di 5 soggetti. La normativa recita senza distinzione di sesso, quindi possono essere tutti maschi, tutte femmine, oppure maschi e femmine. Cosa li accomuna? Il fatto che possono appartenere a proprietari diversi, a differenza delle coppie, ma devono provenire tutti dal medesimo allevamento. Quindi si giudica anche in questo caso l'omogeneità dei soggetti che compongono il gruppo di allevamento. Naturalmente più omogeneo è il gruppo, migliore sarà stata l'opera di selezione dell'allevatore che ha saputo dare una propria impronta, tra virgolette il suo marchio di fabbrica, ai soggetti da esso prodotti. Siccome sono gruppi di allevamento, possono essere presenti in questo raggruppamento loro dedicati più gruppi della medesima razza che naturalmente rappresentano allevamenti differenti. L'importante in questo caso è il tipo, ovvero ovviamente i soggetti che vediamo sono degli splendidi rappresentanti della loro razza, ma dei piccoli particolari differenziano i prodotti di un determinato allevatore da quelli di un altro allevatore. Questa omogeneità di marchio di fabbrica, come diceva giustamente